Buonasera. Buonasera a tutti. Daniele Davide Parziale. Sì, col secondo nome. Col secondo nome. Come nel tuo bellissimo blog, un eclettico musicista, direttore d'orchestra. Voi lo conoscete solo come direttore delle Eboli Cinema, fa moltissime cose, in almeno quattro filoni importantissimi e a livello internazionale. Cominciamo con qualche domanda sulla partenza, sul curriculum, da dove sei partito? Dunque, sono partito in realtà in maniera proprio alle origini, in una delle maniere più forse comuni, nel senso che mia sorella maggiore suonava il pianoforte, studiava il pianoforte privatamente e io la guardavo con invidia, volevo farlo anch'io, quindi ho subito stressato i miei genitori che volevo fare la stessa cosa e nel mio quartiere ho cominciato a suonare anch'io il pianoforte. Poi alla fine la realtà è stata che io ho continuato e lei no, perché in realtà la passione ce l'avevo molto di più io. E negli anni i miei genitori mi hanno proposto di fare il conservatorio. All'epoca io ne avevo 10 e quando mi dissero conservatorio pensavo che mi volessero spedire in un riformatorio, cioè nel senso che non sapevo davvero che cosa volesse dire. Giuro che pensavo che avrei dovuto lasciare casa e dormire, mangiare in un refettorio, riformatorio, insomma per me era tutta la stessa cosa. Alla fine ho capito che non era così, ma effettivamente una cosa in comune forse ce l'aveva, cioè una fortissima disciplina, insomma, effettivamente andavo incontro a degli studi molto impegnativi, molto seri, che però per un po' anche sfatare un mito, in realtà si sono rivelati molto divertenti anche per me, nel senso che io ho fatto le scuole medie e il liceo all'interno del conservatorio e mi sono divertito tantissimo, al punto che dopo le scuole medie i miei genitori mi proposero il liceo classico e io lo feci per il primo anno, ma non ne volevo sapere, io volevo tornare in conservatorio, io volevo andare la mattina nelle mura del mio conservatorio, perché lì tra l'altro appunto c'erano studenti delle elementari, delle medie, del liceo, dell'università, e per un tredicenne era una realtà unica, mentre invece al liceo mi ritrovavo più o meno con i coetanei, no? Invece io volevo stare in un ambiente che fosse aperto e in cui tutti erano musicisti, quindi quello è stato il mio percorso alle origini, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Quindi musica classica, la formazione classica, come violinista tra l'altro, ho detto che esatto, che ho iniziato come pianista, in realtà poi io mi innamorai degli strumenti ad arco perché sono andato a vedere una rappresentazione di Pierino il Lupo che era concepita proprio per i bambini, che è poi quello che oggi faccio, nel senso che dirigo i piccoli pomeriggi a Milano e sono spettacoli per i bambini. Io andai a uno spettacolo di quel genere e lì mi innamorai degli strumenti ad arco e decisi di suonare il violino. Dunque, quindi formazione classica, poi suonato nei più bei teatri internazionali. Vienna, sei andato al Palau della Musica di Barcellona e chissà quanti altri, sì, bellissimi. Che cosa ti ha portato verso i ragazzi? Dunque, ma forse una mia predisposizione personale un po' a chi mi conosce bene, lo dice spesso, a fare il maestrino, nel senso che già quando avevo 18 anni tendevo a insegnare a quelli di 15 tutto quello che sapevo, quindi un po' un tratto personale probabilmente, però poi diciamo che nella professione mi venne proposto in realtà, molto semplicemente dopo il diploma mi è stato proposto di seguire una classe privata e lo accettai l'invito e mi accorsi che era una cosa che mi piaceva tanto, proprio il fatto di poter trasmettere tutto quello che avevo ricevuto ma in un modo diverso da come l'avevo ricevuto io. Perché dopo il diploma, comunque, come violinista io ho deciso di, nel tempo, diventare un violinista non più classico, non più tanto classico, non solo perlomeno. E la prima cosa a cui mi sono dedicata in maniera professionale è stato il tango di Astor Piazzolla, perché hai citato il Palau della Musica Catalana di Barcellona, che è un teatro, adesso non perché ci ho suonato io, ci ha suonato il mondo, meraviglioso, non so se lo conoscete, è veramente uno dei forse il posto più bello dove ho suonato nella mia vita, a parte la Scala, ma secondo me è più bello.
E lì ho suonato con Milva. In realtà io mi sono ritrovato come primo lavoro a suonare con Tango 6, che era un gruppo di tango con cui Milva ha fatto tutta l'ultima parte della sua carriera, perché non molti lo sanno, ma lei in realtà fu scelta da Astor Piazzolla stesso per interpretare il suo repertorio. Quindi il mio lancio, diciamo, come violinista professionale fu al Teatro Piccolo, lo Strehler di Milano, con Milva, e poi con lei la prima tournée internazionale, perché anche lì non lo sapevo assolutamente, ma Milva è seguitissima all'estero, in Spagna, pazzesco, in Germania non ne parliamo, io non lo sapevo, tra l'altro la conoscevo, ma la conoscevano meglio i miei genitori, quindi penso che insomma l'emozione fu questo fuori. Loro farò mettere una versione. No, poi alla fine in realtà io mi resi conto che, per esempio, questa è una cosa interessante che interessa forse anche a loro, Milva mi ha insegnato tantissimo come musicista, ma Milva non capisce un tubo, ci sono, c'è una telecamera. Allora, non conosce esattamente la teoria della musica, però ha una conoscenza, e non lo dico per rimediare, ma perché questo è il senso di quello che voglio dire, ha una conoscenza intuitiva della musica fenomenale, pazzesca. Lei mi ha letteralmente insegnato cosa vuol dire stare sul palcoscenico, perché a differenza di quello che si può credere, anche al suo livello di carriera e dopo tanti anni di carriera, lei ancora tremava prima di andare sul palcoscenico, ma trasformava quell'emozione, quella tensione, quella paura in energia, in passione musicale. Utilizzava proprio la musica del tango di Astor per trasformare le emozioni, e quello per me è stato un grandissimo insegnamento, fenomenale realmente, da una persona che appunto dal punto di vista della teoria poco conosceva, ma dal punto di vista proprio dell'esperienza del musicista era unica. Una grande. Sì, davvero una grande. Altri palcoscenici, quindi, allora tu hai fatto, abbiamo parlato della musica classica, dell'esperienza con i ragazzi, non del tutto, perché tu sei di casa ad Alverne con i piccoli pomeriggi musicali, quindi tu orchestre sinfoniche di ragazzi, e io ho assistito a moltissime ad alcune prove, proprio li segui, li appoggi, non vai mai contro le loro, non critichi mai, cerchi sempre di dire. Sono bello severo, sì, ovviamente. No. Sono un po' severo? Okay. È severo. Poi. Però mi faccio anche un po' ridere ogni tanto. Hai proprio l'incoraggi molto e cerchi proprio di appoggiarti. Tutta questa emozione, tutta questa passione si vede anche nella musica non propriamente classica. Infatti hai fatto parecchi lavori, con l'ultima volta sei stato all'Arena di Verona con il pop, gli artisti dell'hip hop italiano, che mai mi sarei aspettato di trovarmi sul palco, appunto dal conservatorio arrivare all'Arena di Verona, che tra l'altro è teatro palcoscenico di musica classica, voglio dire, no? E invece la prima volta che ci ho messo piede da musicista, non da spettatore, fu con appunto gli artisti dell'hip hop, J-Ax, Fedez, il Club Dogo e Denis Killa in quell'occasione. E sì, ci sono arrivato in realtà dal passo prima, che è Sanremo, il Festival di Sanremo. Sono stato coinvolto da una mia amica di studi, compagna anche di studi, che è Malika Yan, che poi in seguito è diventata un'artista famosa e riconosciuta nel pop italiano, perché con che Sanremo... Che dice che sei un direttore d'orchestra meraviglioso. Sono contento che lo dica, visto che... Ecco, lei insomma ha creduto in me e mi ha coinvolto, mi ha fatto conoscere Caterina Caselli, che è la sua discografica, ho cominciato un cammino, un nuovo percorso nella musica pop italiana, a cui però io ho dato la stessa importanza, lo stesso valore, la stessa intensità che ho dato ai miei studi classici. Forse questa è la cosa che è piaciuta, no? Il fatto di portare una certa qualità nel lavoro. Mi ricordo, non che i colleghi della musica pop non ce l'abbiano, anzi, però naturalmente venendo da un mondo sinfonico diverso ho portato forse anche dei timbri, dei colori, delle dimensioni musicali che non sempre vengono utilizzate. E in questo senso questa cosa ha attratto anche gli artisti dell'hip hop, che era ancora più lontano, perché alla fine Malika Yan è un'artista molto raffinata,
e che richiede una tipologia di arrangiamenti che comunque hanno un sapore anche classico o comunque colto, raffinato. Con l'hip hop era un esperimento, una prima volta in assoluto in Italia ed è andata molto bene, tant'è che quest'estate l'abbiamo ripetuto in Sardegna ed è stato sì, un grande successo, impensato, ma è così, è andata molto bene. Successo benissimo, quindi ti vedremo di nuovo a Sanremo? Questo non si può dire, e questa è proprio il momento dell'anno in cui si giocano le carte e si scoprono le cose. Vedremo, non lo sappiamo. Forse non tutti sanno che ha lavorato anche, per esempio, per dei film. Sì, sì, proprio con... Aldo Domanda. Ok, sì, due vesti, diciamo, ok. Quella... Come attore? Sì, diciamo che appunto con i Piccoli Pomeriggi Musicali abbiamo conosciuto una serie di attori e di comici del programma di Zelig. E all'epoca appunto conobbi anche Giovanni del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, e per in realtà un giro diversissimo sono arrivato alla fine a partecipare ad un suo film come violinista, attore, insomma c'è una scena di quel film abbastanza comica in cui spaccano il mio violino sulla schiena di... sì, così insomma. Per fortuna non è il mio alla fine il violino, però c'era il problema che io volevo suonare il mio violino e quindi io ho suonato il mio violino fino all'ultimo secondo, dove poi c'è questo cut che non si ovviamente percepisce, in cui viene sfasciato letteralmente il violino. Quello proprio è accaduto davvero e il cameriere attore ne ha risentito parecchio per i giorni seguenti, insomma. E questo non lo sospettavo. E poi un altro film? Sì, per il film di Federico Brugia, che è un film invece in questo caso è proprio film d'autore, di ricerca, Tutti i rumori del mare, che è un film secondo me molto bello, molto profondo, e in cui ho curato l'esecuzione del quartetto d'archi che suona, è la colonna sonora del film. È molto bello, lo consiglio, è un film molto particolare, molto intenso, ma che veramente merita una visione. Hai lavorato anche con Giovannotti per un'opera? Sì, l'opera l'ha scritta lui. In realtà ci siamo solo sentiti per augurarci buon lavoro reciprocamente. È un lavoro che lui ha composto, di cui lui ha curato il testo, e l'abbiamo eseguito a Brescia e a Milano in occasione sempre con i Piccoli Pomeriggi Musicali. Sì. C'è un'ultimissima parte che dopo tutto questo curriculum messo non si sospetta, la ricerca sulla musica con l'università, con gli Stati Uniti, ha vinto una borsa di studio internazionale. Sì, questa è la cosa che in realtà riguarda di più loro, e con questo voglio tornare ai ragazzi. È una borsa di studio che io ho per eseguire una ricerca sulla didattica che utilizzo con le orchestre giovanili. Ci tengo molto perché è un modo di portare quella che è la mia visione dell'orchestra giovanile nel mondo. Una delle cose che stasera proporremo è un programma assolutamente eclettico. Io tengo tantissimo a questa cosa, cioè nella mia formazione la musica classica ha contato quanto tutti gli altri generi musicali. Oggi suono musica ebraica con il mio trio, per dire. L'eclettismo, quando è portato avanti con l'insegna della qualità e della cura, è un grande valore, secondo me. È un grande valore proprio anche prima... si ricordava il valore anche della pace che può trasmettere la musica, e questa cosa secondo me viene data a maggior ragione quando si applica un eclettismo musicale, ovvero non c'è razzismo musicale. Ma contaminazione. Esatto, e quindi io sono contro il razzismo in ogni sua forma e penso che non sia altro che una forma di generalizzazione delle categorie, e penso che sia uno dei più gravi danni. Quindi anche nel mio campo, nel mio piccolo grande che sia, cerco di trasmettere a loro questo, cioè il fatto che non conta che cosa fai, ma come lo fai nella musica, e questo è quello che cerco di trasmettere a loro. Quindi l'integrazione delle differenze per trasformarle in ricchezza e non in divergenza o separazione. Esattamente. Bello, bel messaggio. Sempre multimediale, blog, nuove tecnologie, nuovi media, sempre.
Sì, non sono bravissimo a seguirle, eh? Mi sgridano un po' intorno a me, insomma, le persone che mi vogliono bene mi fanno notare che non li uso molto, però insomma sì, è importante perché la comunicazione oggi passa attraverso quei canali, quindi è giusto, no? Ti aiuteremo allora a scegliere le cravatte di Sanremo di quest'anno. Se mi chiamano di nuovo, questo lo vedremo, lo scoprirete, lo scoprirò anch'io fra un po', penso. Quindi. A parte Sanremo, il futuro cosa ti riserva su tutti gli altri fronti? È un grande punto di domanda, nel senso che c'è una collaborazione di cui davvero non posso parlare, che è abbastanza grande nella musica pop italiana. È un artista molto nota in tutto il mondo che con cui avrò l'occasione di collaborare fra poco. Vi posso solo dire, seguite il programma di Fazio a dicembre e ci starà come ospite, e se da questa collaborazione partirà altro non lo so, se sarà così potrebbe essere che ci siano dei bei cambiamenti. Comunque io porterò sempre avanti tutto, la didattica e il mio lavoro nella musica pop e nella musica colta indifferentemente. Questo sicuramente sarà un marchio del mio lavoro come musicista sempre, non lo abbandonerò mai. Grazie per la passione. Grazie a voi. Grazie a voi e adesso ci riaccordiamo, visto che è passato un po' di tempo.